Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Oggi la Chiesa celebra la memoria di due apostoli, Filippo e Giacomo. È l'occasione per noi di attingere alle radici della nostra fede. Due apostoli che ci richiamano alla saldezza della nostra fede, alla verità delle nostre certezze. Dobbiamo imparare a riconoscerli come fratelli, persone realmente esistite, uomini che hanno faticato, lottato, creduto. Così possiamo imparare da loro, imitare il loro ardore, compatire i loro e i nostri limiti ed errori. Filippo è di Betsaida, la città di Pietro, discepolo del Battista. Lo troviamo entusiasta discepolo di Gesù. Lo abbiamo incontrato anche nell'episodio della moltiplicazione dei pani. Uomo di mezzo, del confronto. Pur essendo di ascendenza greca, ha fra i suoi amici Natanaele, il conservatore, ma a lui si rivolgono i pagani per incontrare Gesù, ben diverso da Giacomo, cugino di Gesù e vescovo di Gerusalemme, autore delle lettere apostoliche che portano il suo nome, conosciuto nella comunità per la sua continuità con la tradizione ebraica. Persone molto diverse per carattere ed esperienza, e che pure hanno saputo superare le differenze mettendo al centro il Signore Gesù. Buona e santa giornata, buon inizio di settimana, Dio vi benedica.